Ignazio, però ci tenevo a esserci non solo per dirvi grazie per tutto quello che avete fatto alle regionali, che è andata molto bene, ma poi per trasmettere un messaggio chiedendovi di aiutarci a trasmetterlo nel profondo della pancia di Roma, perché deve alzarsi in queste ore che abbiamo davanti, in questi giorni che abbiamo davanti, la consapevolezza dell'importanza di questo voto. Lo dico perché ci sono momenti in cui si parla, ci sono momenti in cui si discute, ci sono momenti in cui si lotta, come abbiamo fatto per Acea, ci sono momenti in cui ci si confronta, ci sono momenti in cui si resiste all'inizio di una fase storica che non ci piace, poi ci sono i momenti in cui si cambia, perché c'è la possibilità concreta che quei confronti, quei dibattiti, quelle lotte, quella resistenza si trasformino in progetto politico e in cambiamento. E fa la differenza chi governa la cosa pubblica. Noi siamo entrati da pochi giorni in regione, abbiamo trovato una situazione che penso immaginate in tanti temi della vita della regione, a cominciare da quello della sanità, però tocchi anche con mano quanto, pur in una situazione difficile e che sembrava senza speranza, fa la differenza quando nei posti importanti dove si assumono le decisioni prende vita, fisionomia, volto e concretezza una nuova classe dirigente, dei nuovi valori e degli altri valori. Io questo lo dico perché il pericolo più grande che abbiamo è di una città che vive quasi con assuefazione tutti gli orrori che abbiamo visto in questi 5 anni, le cose incredibili che sono accadute a Roma, le cose incredibili che sono accadute in Acea, ma come hai detto all'AMA, nelle altre aziende pubbliche, vi permettetemi di dire le cose incredibili che sono accadute nella gestione della cosa pubblica, che hanno portato la capitale d'Italia, cioè la città più importante del nostro paese, che so, a cambiare 4 amministratori delegati dell'azienda del trasporto, 4 amministratori dell'azienda dell'AMA sul tema dei rifiuti, che hanno visto cambiare credo 3 o 4 assessori al bilancio, cioè una gestione della cosa pubblica mai finalizzata alla costruzione di un progetto per la città e sempre centrata sulla gestione del potere ai fini di chi lo gestisce. E tutto questo ha avuto ed ha un costo drammatico, come lo ha avuto nell'azienda Acea, il fatto di essere governati dentro un'atmosfera culturale della gestione del potere, perché fatemi spezzare una lancia a quanto in questa città è avvenuto prima del 2008, mai era accaduto quello che è accaduto in questi 5 anni, che le giunte si fanno negli studi e negli uffici dei presidenti dei gruppi parlamentari, dei partiti che hanno fatto parte della maggioranza, e cioè quando la missione politica, il consenso lascia il posto alla gestione, alla frammentazione che parte fin dall'assessore per arrivare poi alla lottizzazione drammatica di tutto. E tutto questo ha avuto un costo enorme, un costo drammatico. Ecco perché, e concludo, la battaglia culturale dei prossimi giorni, che sono i giorni nei quali le persone decidono se votare e chi votare, è quello di ricostruire una speranza sul possibile cambiamento e dire una frase, guardate, che è elementare, ma che io penso sia la base del motivo che può portare tanta gente a riavvicinarsi al voto e a scegliere per Ignazio Marino, e che è un concetto molto legato alla nostra vita e che è vero, e cioè che a Roma si può vivere meglio, si può vivere molto meglio di quanto in questi 5 anni abbiamo vissuto in questa città violentata dal cattivo governo, violentata dal cattivo governo. Io questo lo dico perché anche ora in regione, grazie anche a Ignazio che mi ha portato prima in campagna elettorale in tanti ospedali o cliniche, e vedevo l'atmosfera culturale per cui nel nome della crisi
economiche e del buco del bilancio, vedevi decine, centinaia di operai o di lavoratori della sanità disperati perché a loro era negata la stessa possibilità di vedere una luce intorno, fuori dal tunnel. Eppure sono bastati 40 giorni per risolvere il problema dell'IDI, perché in realtà la buona politica, quando ci mette la faccia, le cose cambiano. O San Filippo Neri, o Peter Pan, o oggi il CERN. Cioè, quando la politica si riappropria della sua funzione, non è detto che risolve tutti i problemi, anzi sicuramente non risolve tutti i problemi, ma avverti la differenza, rimetti una speranza in moto, e questo passa sicuramente per l'appuntamento elettorale. Per questo c'è la rabbia, c'è il livore di chi governa questa città in queste ore, c'è anche la spregiudicatezza che porta chi governa questa città in queste ore a dire delle bugie di proporzioni quasi comiche se fossimo in un paese con un minimo di dignità. Ma per questo serve l'orgoglio di Roma, l'orgoglio dei cittadini di questa città che si devono riappropriare del proprio futuro. E anche per questo serve che la nuova amministrazione regionale abbia come relazione naturale un sindaco che nei contenuti, nei valori, nello stile, nell'amore, la dedizione per la missione comune dimostri che noi riaccendiamo la luce in fondo al tunnel. A Roma si può vivere meglio non è uno slogan, è qualcosa che ognuno di noi la mattina quando esce di casa se lo sente come ambizione, e io penso che possa parlare a molti. Quindi mettiamocela tutta, perché siamo vicinissimi alla fine a chiudere un brutto incubo. Secondo me nei prossimi giorni la battaglia elettorale sarà ancora più dura e forse anche più cattiva. Non cederemo mai a questi valori, ma schiena dritta, parliamo con tutti, nessuno si distragga, e conquistiamo questa grande vittoria non del centro-sinistra, ma di Roma e della sua storia. Grazie.